Insieme a ringrazio tutti i presenti che sono stati, oltre che amanti della filosofia, anche persone coraggiose che hanno in qualche modo sfidato le intemperie che sono state annunciate, quindi siete anche molto coraggiosi. La volta scorsa Silvio ha iniziato il ciclo di incontri di quest'anno spiegando la differenza tra la storia intesa come disciplina scientifica, e quindi trattata per questo dire dagli esperti, e l'uso pubblico della storia, che invece è quello che ho parlato di massa media spesso vuol dire appunto in termini strumentali. E noi questa sera invece parleremo dei presupposti filosofici di due atteggiamenti generali che si possono avere rispetto alla storia, che in prima battuta generalmente definiamo realismo e prospettivismo. E prima però di entrare nel merito del nostro percorso, volevo spiegare perché sia l'altra volta che questa sera sul tavolo che c'è all'ingresso della sala c'è un testo in cui sono stati raccolti alcuni saggi di Pasquale Intelligenza. Io credo che sia da parte un po' di tutti noi, all'inizio del ciclo di quest'anno, il pensiero e anche il cuore vada appunto a Pasquale, che dall'associazione è stato l'ideatore e un membro fondamentale. Per cui noi presenteremo questo testo giovedì prossimo qua in biblioteca e ne daremo notizia ovviamente alla mailing list e sugli altri canali. Però abbiamo voluto in qualche modo anticipare la presentazione del libro, rendendo in qualche modo fisicamente presente Pasquale con noi. Bene, detto questo, dicevo, iniziamo il nostro percorso parlando della concezione della storia di Nietzsche, perché Nietzsche nel bene o nel male è considerato, in filosofia almeno, il fondatore di quello che appunto si definisce il prospettivismo. E visto che con l'audio c'è stato un problema, tanto vi chiedo se sente bene, male, c'è un potere buono, va bene così. Vabbè, allora, nella produzione giovanile di Nietzsche ci sono quattro brevi saggi che si chiamano Considerazioni inattuali. E il secondo di questi saggi si intitola appunto Sulla utilità e il danno della storia per la vita, titolo che è stato anche parafrasato la volta scorsa. E siamo nel 1874. Questo testo di Nietzsche ha un bersaglio polemico molto preciso, che è lo storicismo. Lo storicismo è una corrente storiografica tedesca della metà dell'Ottocento circa, il cui principale esponente è Leopold Foren, e si basa su questo assunto fondamentalmente, che lo storico, come lo scienziato, come per esempio l'entomologo che classifica gli insetti, deve rapportarsi ai fatti storici isolando i fatti storici dell'epoca in cui sono accaduti e cercando di spiegare obiettivamente in base appunto agli elementi specifici della cultura a cui appartengo, presupponendo che il passato è passato, che ogni evento è incastonato nell'epoca in cui è accaduto e lì rimane, e che lo storico invece appunto è uno scienziato e con spirito obiettivo può ricostruire appunto come sono andate obiettivamente le cose. Ora Nietzsche pensa che il primo bersaglio polemico di questa concezione è proprio la oggettività. Cioè Nietzsche pensa che pensare di poter riprodurre oggettivamente un fatto storico sia una mitologia, sostanzialmente. Nella parte dei brani mitologici che voi avete, appunto proprio il primo brano, naturalmente leggo un po' riassumendo, e in questo detto con molta chiarezza, dice Nietzsche: questi ingegni storici chiamano oggettività
il commisurare le opinioni in direzione del passato alle opinioni correnti del momento. L'oggettività, di tale brano, con questa parola, si intende uno stato dello storico in cui egli contempla un avvenimento in tutti i suoi motivi e in tutte le sue conseguenze, in modo puro, con distacco. La completa immersione delle cose è tuttavia una superstizione, dice Nietzsche. Il credere che le immagini delle cose mostrano un uomo separatamente disposto restituisca l'essenza empirica delle cose, quindi una superstizione, una forma di mitologia. Perché appunto, secondo Nietzsche, in realtà lo sguardo dello storico è sempre orientato sul proprio tempo, quindi vede il fatto storico del passato con gli occhi del proprio tempo. Nella citazione numero 2, infatti, si dice chiaramente, tratto da Walker, dice uno storico non ha a che fare con quanto è realmente accaduto, bensì solo con gli avvenimenti presunti. Solo questi infatti hanno avuto degli effetti. Ora Nietzsche è cosciente perfettamente che l'uomo vive in una condizione storica. C'è un bel passo di questa seconda inattuale in cui si dice appunto l'uomo sa di essere continuamente legato al passato. Per quanto lontano, per quanto probabilmente ricorre, corre comunque la catena del passato. Quindi il senso storico è senz'altro una caratteristica fondamentale, ontologica, potremmo dire, dell'uomo, ma per Nietzsche il senso storico può essere o un vantaggio o una malattia. È senz'altro un vantaggio per la coscienza di un'umanità futura, se appunto il senso storico è utilizzato in funzione del presente, ma invece può convertirsi in una malattia se il senso storico appunto è quello che viene evocato dallo storicismo, perché a suo avviso, in questa seconda eventualità, lo storicismo non genera altro che un atteggiamento passivo rispetto al presente e quindi quello che lui definisce proprio una malattia storica. La prospettiva in cui si muove dice invece è che il senso storico, il rapporto col passato, deve essere sempre funzionalizzato all'azione del presente. E quindi la sua proposta, la sua prospettiva è proprio contrapposta a una educazione della storia all'insieme dello storicismo. Nel brano B, sempre dalla prima pagina, che voi avete, Nietzsche dice appunto, certo, noi abbiamo bisogno di storia, ma ne abbiamo bisogno in modo diverso da come ne ha bisogno l'ozioso raffinato nel giardino del sapere, cioè lo scienziato storicista. Ne abbiamo bisogno per la vita e per l'azione, non per il comodo ritrarci dalla vita e dall'azione. E questa critica, cioè il fatto che lo storicismo, un certo rapporto col passato, induca un atteggiamento passivo, Nietzsche la rivolge sia allo storicismo, ma anche alla filosofia della storia di tipo hegeliano, cioè quella filosofia che pensa che gli eventi storici siano tutti collegati da un senso solo storico, no? E siano quindi indirizzati a un fine. C'è una lunga citazione, di cui leggerò solo una frase, che è molto ironica, in cui Nietzsche appunto, parlando della filosofia hegeliana, dice che è un tipo di filosofia che insegna semplicemente ad abbassare la testa di fronte alla potenza della storia e poi ironicamente dice ma questa storia idealmente intesa la si è chiamata conserva il cammino di Dio sulla terra del quale Dio però viene per parte sua fatto solo dalla storia e poi dice sì che per Hegel insomma in sostanza il vertice, il punto terminale del processo del mondo si sono identificati con la sua stessa esistenza per gli inizi. Ecco, la coscienza che invece contro l'atteggiamento storicista, ma soprattutto contro l'atteggiamento della filosofia della storia hegeliana, l'atteggiamento che bisogna assumere secondo Nietzsche, è persuadersi che la storia è anche un teatro di eventi che non hanno senso, è anche il teatro di eventi semplicemente tragici, senza riscatto. E tutti coloro dice, che vogliono sanare in qualche modo questa insensatezza della storia, non fanno altro che abbellire la storia, diventando, dice letteralmente, filosofo dei modesti avvocati dei fatti. Ora,
in questa opera giovanile, e detto questo come per ultimo, poi dice la linea tre atteggiamenti possibili che si può avere nei confronti della storia. Quegli atteggiamenti che lui definisce la storia monumentale, la storia antiquaria e la storia critica. E appunto questi tre modi dipendono dal modo, possono essere mezzi utili oppure mezzi malati, a seconda del modo in cui vengono gestiti questi atteggiamenti. La storia monumentale, dice Nietzsche, è lo strumento di chi vuole in realtà essere attivo, ma non trova dei modelli nella sua contemporaneità e quindi si rivolge al passato. Pensando che senz'altro al passato sia una serie di eventi, dice, che stanno sulla cresta delle montagne, degli eventi importanti che bisogna recuperare. Qual è il pericolo però che si annida in questo atteggiamento? E il pericolo, come dice il nome, storia monumentale, è quello poi di finire di rapportarsi agli eventi passati in maniera celebrativa, in maniera appunto monumentale, di mitizzare in sostanza gli eventi del passato. La storia antiquaria invece è quel tipico atteggiamento di chi vuole mantenere la fedeltà alle proprie origini, alla storia da cui si proviene. Ma anche qui c'è un pericolo, certamente, e c'è il pericolo del collezionista, cioè il pericolo di colui che pensa che tutto ciò che è accaduto nel passato, anche i dettagli minimi secondari, sia importante e che quindi appunto si rapporta agli eventi passati come quello che colleziona in sostanza, che è anche il suo atteggiamento di passività. Infine c'è la storia critica. La storia critica invece è l'atteggiamento di colui appunto che si rapporta al passato, cercando anche di analizzare criticamente gli eventi che sono avvenuti. E questo è un atteggiamento positivo perché dice anche dalla vita di ogni essere organico ci vuole non soltanto luce, ma anche oscurità. Cioè, vuol dire tradotto, che per chi vuole agire nel presente si tratta anche certamente di rapportarsi al passato, ma in una certa misura anche di obbligarlo. C'è anche un elogio dell'oblio in questo atteggiamento. E il pericolo qual è, secondo me? Cioè, il pericolo è che certamente se la critica viene condotta in termini troppo radicali si smarrisce appunto il senso stesso del nostro passato. In sostanza, insomma, qual è la ricetta che propone in questa opera giovanile Nietzsche? È quella di dosare un po' tutti i tre atteggiamenti. E comunque, in quest'epoca, siamo appunto nel 1982, Nietzsche ragiona ancora in una prospettiva della cosiddetta metafisica dell'artista, cioè pensa che siano gli artisti che possono secernere dagli eventi storici quel dubbio di senso che possono poi restituire all'umanità in modo cristallizzato. Questa posizione inizia a cambiare nel periodo di mezzo di Nietzsche, cioè quel periodo che viene attualmente definito periodo illuminista, perché qui abbiamo a che fare appunto con una critica di carattere razionalistico invece. Rimane come punto fermo sempre il fatto che il rapporto passato è funzionalizzato all'azione del presente, ma l'accento che comincia a cambiare è cioè dice, pensa che la filosofia storica, cioè pensare che i concetti stessi della filosofia si evolvano storicamente, è uno strumento che si può utilizzare contro la filosofia metafisica, invece, e cioè contro quel vizio concettuale di pensare che il senso sia sempre all'origine, il vizio dell'origine, chiama Nietzsche. E quindi la filosofia storica incomincia a essere contrapposta appunto alla filosofia metafisica, a essere coinvolta in una critica antimetafisica. Ed è in quest'opera, nell'opera, la prima opera, forse la più importante di questo periodo, che si intitola Il mano troppo umano, siamo nel 78, che inizia a delinearsi, dice, quella che è nota come il post-determinismo. Che significa, come già avevo detto nell'opera giovanile, che non c'è un senso oggettivo cui non possiamo riferirci nella storia. In una citazione di questa opera dice: dovevi imparare, sta parlando lo scrittore, dovevi imparare a capire la necessaria giustizia
giustizia, timoni pro e contro, l'ingiustizia come elemento inscindibile della vita e la vita stessa come condizionata dalle visioni prospettiche. Quindi qui il prospettivismo è contrapposto a quella visione, secondo Nietzsche, limitata, che si limita a contrapporre il vero al falso, come se appunto ci fossero solo due alternative, mentre cui ci tra parentesi, così, il termine prospettivismo non è canonizzato da Nietzsche, ma da un altro autore che si chiama Gustav Teichmüller, in un'opera che si intitola Die Wirkliche und die scheinbare Welt, cioè il mondo vero e apparente. Però certamente Nietzsche insiste molto, tematizza molto questa prospettiva del prospettivismo e ne indica anche una genesi. Dice, il prospettivismo nasce quasi come parte naturale della nostra conoscenza, perché è una forma di, potremmo dire, in termini epistemologici, una forma di falsificazionismo. Perché dice, noi, l'uomo, è di fronte a una natura talmente ricca di dati esperienziali che necessariamente li deve ridurre per poterli utilizzare. Quindi già la nostra conoscenza, già nel suo momento autorale iniziale, deve operare necessariamente una riduzione dei dati, e questo è la forma di prospettivismo. Cioè la nostra conoscenza non corrisponde a quello che i metafisici indicano come l'inse delle cose. E quindi da questo punto di vista questa inse delle cose, questa conoscenza oggettiva è appunto una chimia, un'ingenuità, dice, una situazione sempre più umana, troppo umana, dice, la fede in certezze immediate è una ingenuità morale che fa onore ai filosofi. Quindi il prospettivismo inizia appunto in questa opera a essere contrapposto al concetto di verità tipico della metafisica, e in alcuni frammenti postumi la stessa concezione è ribadita. Ce ne sono due particolarmente eloquenti in questo senso: non si dà un fatto in sé, perché se posso dare un fatto bisogna sempre introdurre un senso. La qualità è per noi una verità prospettica, non un in sé. Quindi insomma il punto è che più che cercare un senso nel mondo, secondo Nietzsche bisogna conferire un senso al mondo, e appunto sono stati noi l'abbiamo fatto già all'inizio della nostra esperienza con un semplice. A questo punto è evidente che, così come decade il concetto metafisico di verità in sé, decade altrettanto l'idea positivistica del fatto. Nella citazione 1.4 c'è la famosissima frase, la frase che è sempre stracitata quando si vuole citare appunto il Nietzsche, l'autore originario del prospettivismo, è una frase tratta dai frammenti postumi in cui Nietzsche appunto dice: contro il positivismo che si ferma ai fenomeni ci sono soltanto i fatti, direi no, proprio i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni. Noi non possiamo constatare alcun fatto in sé, e sul finire del brano dice: sono i nostri bisogni che interpretano il mondo, i nostri istinti e i loro propri conti. Ogni istinto è una specie di sete di dominio, ciascuno ha la sua prospettiva, che esso vorrebbe imporre come norma a tutti gli istinti. Quindi abbiamo appunto questa concezione che viene contrapposta alla metafisica della verità in sé, al concetto positivistico di fatto, come unico modo al prospettivismo, secondo Nietzsche, è l'unico vero modo che noi possiamo rapportarci alla realtà e alla storia. Quindi noi siamo immersi in un gioco, potremmo dire, della moltiplicazione dei sensi, dei significati, delle prospettive. C'è un bel brano dalla Gaia Scienza che dice qui, dice: ma io penso che oggi siamo quanto mai lontani dalla ridicola modestia di voler decretare dal nostro angolo che solo da questo angolo si possono avere prospettive.
il mondo è semmai tornato a essere infinito, nella misura in cui non possiamo rifiutare la possibilità che esso racchiuda interpretazioni infinite. Ora, questa moltiplicazione di prospettive e di significati è anche intesa da Nietzsche proprio come una forma di autoeducazione, di apprendistato dello spirito critico e libero, se potrebbe dire, no? Cioè come possibilità, come occasione di superare quelle che sono la univocità del punto di vista a cui ognuno di noi è legato, anche se non manca un'oscillazione su questo, no? Perché ad esempio in Al di là del bene del male, alcuni frammenti postumi, Nietzsche stigmatizza quello che lui definisce l'esotismo geografico climatico, che vuol dire che col progredire della conoscenza storica, della conoscenza di altre civiltà, l'umanità europea, secondo lui, corre il rischio di smarrire la propria identità, e questo appunto è un accento, ma esattamente in senso opposto invece. Ad esempio, nella grande scienza, dice che invece acquisire la conoscenza di altre civiltà potrebbe contribuire invece appunto a farci superare quella forma unilaterale di pensiero a cui solitamente rimaniamo legati. Quindi, insomma, questo prospettivismo, questa relativizzazione del punto di vista può diventare una scuola di autoeducazione per maturare uno spirito critico. C'è una bella citazione che ho voluto ricordare, che è la 1C, tratta dalla genealogia della morale, in cui, anzi 1.3, in cui mi sembra che questo cambia abbastanza chiaramente, e alla quarta riga dice Nietzsche, nella prima pagina, vedere a questo modo, per una volta diversamente, voler vedere diversamente, è una non piccola disciplina e propedeutica dell'intelletto, ma la sua produttività, intesa quest'ultima non come intuizione disinteressata, bensì come la facoltà di avere in proprio potere di scombinare e combinare il nostro pro e contro, così che si sa utilizzare per la conoscenza proprio la diversità delle prospettive e delle interpretazioni affettive. Esiste soltanto un vedere prospettico, soltanto un conoscere prospettico. Quindi in questo senso, insomma, abbia appunto anche dentro di sé varie prospettive sul mondo e una educazione alla verticità, secondo Nietzsche. Bene, detto questo, possiamo porci una domanda. Perché il prospettivismo di cui abbiamo parlato fino a questo momento è un prospettivismo di tipo conoscitivo, cioè cronologico, per vedere con la teoria della conoscenza. Ma nella riflessione iniziale c'è anche un prospettivismo di tipo morale. Cito una frase per tutte, dei frammenti, dice: la mia proposizione principale è questa: non ci sono fenomeni morali, ma c'è solo una interpretazione morale di questi fenomeni. Sono numerosi i frammenti in cui torna questo concetto, bene e male come prospettivistici. Che cosa significa di per sé valutare? Che valutare morale è un esegesi, un modo di interpretare, e quindi anche male, bene, morale sarebbero sottoponibili appunto a una visione prospettica. La morale, in una citazione di Crepuscolo degli Idoli, la morale è soltanto una interpretazione auspicabile di determinati fenomeni, o per parlare con maggior precisione, una falsa interpretazione, una mistoria. Cioè, insomma, lì si può sostenere che non ci sono azioni morali in sé, ma che c'è sempre solo una valutazione morale postuma di un'azione che
esempio nello Zarathustra, ogni tanto si incontrano frasi di questo tipo: niente vero e dunque tutto permesso. Cioè, insomma, il prospettivismo morale che condurrebbe in questo senso a una forma di amoralismo. E in effetti, verso la fine dell'Ottocento, alcuni interpreti hanno proprio letto il prospettivismo di Nietzsche in questa chiave, addirittura trovando un'analogia in queste frasi di Nietzsche, tutto permesso, con una frase molto simile che Dostoevskij mette in bocca a Ivan Karamazov nei Demoni, quando Karamazov dice appunto: se Dio non esiste e se non viene l'immortalità dell'anima, tutto è permesso. Quindi insomma, verso la fine dell'Ottocento si era affermata una linea interpretativa che andava in questa direzione. Ma io credo però che appunto basterebbe leggere con un po' più di attenzione, insomma, dopo la Nietzscheana, per accorgersi che questa implicazione non si dà. Nel senso che ciò a cui la Nietzscheana, la critica dei valori morali di Nietzsche, come è noto, è una trasvalutazione di valori, una overtura delle aperte, cioè è un'altra morale che viene contrapposta alla morale tradizionale, e lo dice chiaramente in un frammento Nietzsche, dice: la morale è necessaria, in base a che cosa agiremo, dato che dobbiamo agire. Quindi questa distruzione della morale, che è una morale tradizionale, una morale metafisica, un concetto tradizionale del male, che dice opera, è in realtà indirizzata e mossa dal punto di vista paradossalmente morale. D'altronde non si capirebbe l'accanimento anche di Nietzsche nella sua critica se non ci fosse dietro una tensione, se non ci fosse una tensione morale. Si potrebbe rimanere indifferente, semplicemente. Se invece c'è una critica così persistente e pervasiva, evidentemente perché si è mossa appunto da un atteggiamento anche su morale. E paradossalmente appunto la morale di Nietzsche dice in un frammento, dice: ora io porto una nuova interpretazione, una interpretazione immorale. Quindi è una volontà di verità, potremmo dire, che muove questa critica nietzscheana. E la trasformazione di tutti i valori presuppone l'equilibrismo, cioè presuppone fare tabula rasa dei vecchi valori, ma non implica di essere essa stessa una posizione appunto nichilista. Quindi il prospettivismo, sia nella teoria della conoscenza, sia in ambito morale, abbiamo visto la citazione, da che cosa è mosso, cioè da che cosa sono mosse le varie prospettive, i vari punti di vista. Certamente dà degli interessi, è un conflitto fra potenze, perché quando Nietzsche parla di interessi ovviamente non parla nel senso, ad esempio, marxiano, non parla certamente in termini economici. Per Nietzsche c'è stato un conflitto di potenze, cioè una tendenza all'autoaffermazione che si scontra evidentemente con un'altra tendenza all'autoaffermazione. E allora dobbiamo chiederci: chi è il soggetto di queste prospettive di Nietzsche? Perché potrebbe sembrare questa una sorta di morale individualistica assoluta, ma anche questo sarebbe una interpretazione non del tutto corretta. Perché il soggetto, l'individuo, il soggetto cartesiano, in Nietzsche è anch'esso un mito, fa parte anch'esso della sua metafisica. Quindi, quando Nietzsche pensa a un soggetto del prospettivismo, probabilmente non pensa certamente in termini di individuo classico, pensa piuttosto a un soggetto di carattere culturale, mosso da pulsioni, stimoli. Ci sono alcuni brani dei frammenti in cui parla dei centri di forza, dice. Dice: ogni centro di forza ha per tutto il resto la sua prospettiva. Cioè, io sono fatto a determinata scala di valori, il suo tipo di azione, il suo tipo di resistenza. Quindi è piuttosto appunto un centro di forza più che un soggetto tradizionale, il soggetto del prospettivismo. E certamente, come dicevo, ogni centro di forza, ogni prospettiva si scontra con un'altra. Quindi potremmo dire che questo modello del
chiuso il discorso che riguarda Nietzsche, vorrei tentare un paio di connessioni, perché è interessante talvolta vedere come autori che appartengono a costellazioni completamente eterogenee e diverse condividono però su alcuni temi la stessa prospettiva. Faccio riferimento ad esempio a Walter Benjamin, già più volte citato anche nella comunicazione precedente. Walter Benjamin credo sia noto, un autore nello studio di Francoforte, quindi ci stiamo trasferiti nel Novecento, anni 30-40, che va bene l'autore delle famose tesi sulla difesa della storia. Ora, se confrontiamo le visioni storiche che dice di bene, emergono dei punti di evidente contatto. Intanto è comune l'obiettivo polemico, che è lo storicismo anche in Benjamin. Benjamin polemizza appunto contro la visione degli eventi storici come se gli eventi storici fossero paralizzati nel passato. L'evento storico è sempre, secondo Benjamin, in movimento, e vedremo poi si tratta appunto di renderlo mobile. Ma già da giovane, già da quando era studente, nel 1913, Benjamin pubblica un articolo sulla rivista giovanile che si intitola Der Anfang, cioè l'inizio. Un articolo che si intitola Insegnamento e valutazione, in cui praticamente vengono riprese pari pari le tesi che Nietzsche esprime in quella considerazione attuale che abbiamo citato all'inizio. E quindi, anzi lo dice chiaramente in questo articolo, dice il nostro liceo dovrebbe chiamarsi a Nietzsche e al suo saggio un'autorità vedata dalla storia, perché qui la polemica del giovane viene appunto rivolta a quel mondo impoverato accademico e del tutto nativo che appunto ne dice che è imperante nella trasmetta del forte della scuola. E quindi anche lui, il giovane Benjamin, richiama appunto un atteggiamento attivo, un rapporto con la storia in funzione del presente. Nelle tesi sulla filosofia